Tragedia di Ravanusa. Ascoltiamo adesso il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, appena giunto in sopralluogo, nella zona del disastro. Allora, procuratore Patronaggio, lei ha fatto un sopralluogo questa mattina, uno scenario molto complesso, con una devastazione che necessita di una spiegazione. C'è un'inchiesta aperta? È un evento molto importante e molto dannoso. Abbiamo aperto un'indagine per disastro colposo, abbiamo fatto già un primo sopralluogo, ne faremo un secondo con una squadra investigativa dei Vigili del Fuoco. Abbiamo già nominato un primo consulente tecnico di livello, un professore universitario. Faremo una mappatura attenta dei luoghi. Per ora partiamo dalla fuga di metano, ma non escludiamo nessun'altra pista e dobbiamo ancora approfondire, lavorare, sono questioni tecniche che vanno soppesate con molta attenzione. Naturalmente quello che è accaduto ieri sera, immagino che ci sia una particolare attenzione anche nelle altre zone di Ravanusa. Allora, innanzitutto i Vigili del Fuoco ci hanno permesso di cingere 10.000 metri quadrati di territorio, che ora stiamo ponendo sotto sequestro in modo cautelare, in modo da creare una zona sicura. Non escludiamo che all'esito del secondo sopralluogo e dell'intervento del nostro consulente tecnico andiamo a mettere in sicurezza, comunque andiamo a guardare anche altre zone. E l'ipotesi di reato? Disastro colposo e omicidio colposo. Adesso quali sono i numeri però? I numeri ci darà. Chi di competenza darà i numeri quanto riguarda l'aspetto della protezione civile. Noi peraltro ci stiamo spostando a lavorare presso la caserma dei carabinieri perché dobbiamo fare le nostre indagini, ci sono due momenti diversi, l'ho detto ieri, c'è un momento che è quello dei soccorsi, ci sono ancora delle persone da recuperare, dei dispersi, perché quello è un momento importante. Il nostro è un momento un po' secondario in questo momento, assolutamente importante, ma secondario, e noi ci spostiamo nelle nostre sedi. Grazie. La tragedia di Ravanusa. Ascoltiamo adesso il presidente della regione, Nello Musumeci. E non faremo mancare quindi la nostra presenza per ridurre al minimo i disagi dei cittadini direttamente o indirettamente colpiti. Con l'ingegnere Curcio continuiamo ad essere costantemente in contatto, i provvedimenti amministrativi eventuali saranno esaminati a Roma e a Palermo nei prossimi giorni. Voglio anch'io ringraziare i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, tutti i volontari, per avere subito messo a disposizione la propria competenza, le proprie braccia, affinché i contorni e le dimensioni di questa tragedia così disarmante fossero meno ampi di quanto si possa pensare, e fino all'ultimo abbiamo il dovere di sperare che il bilancio sia meno pesante di quanto saremmo tentati a pensare. Noi ci auguriamo che tutti gli altri assenti possano essere recuperati in vita, anche se perdere una sola vita umana diventa sempre una sconfitta per tutti noi. Ancora la tragedia di Ravanusa. Ascoltiamo adesso la portavoce, deputata regionale di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino, peraltro originaria di Ravanusa. Oggi è una giornata di lutto per la comunità di Ravanusa. Abbiamo pregato e sperato che i dispersi potessero essere trovati in vita, e invece sono stati recuperati anche la giovane coppia di Selene e Giuseppe, purtroppo morti, e questo addolora tutti noi.
Stiamo ricevendo la solidarietà e la vicinanza da tutta Italia, da tutte le istituzioni. La macchina dei soccorsi sta funzionando in maniera esemplare. Si sono immediatamente attivati i vigili del fuoco, sia quelli locali che regionali, con le squadre migliori. La protezione civile con i suoi vertici regionali. E ieri abbiamo avuto in visita a Ravanusa, che era una visita di lavoro ovviamente, per riunioni tecniche, per seguire al meglio gli scavi e anche il post. Abbiamo avuto il capo della Protezione Civile Nazionale, Curcio, il capo del Vigili del Fuoco Nazionale, il Presidente della Regione, che ha messo subito a disposizione la macchina regionale, con non solo con la Protezione Civile, il Corpo Forestale, che sono dalla stessa sera a Ravanusa, ma anche aiuti economici per gli sfollati. Siamo circa 200 sfollati, alcuni di loro speriamo possano rientrare nelle loro case quando si appurerà che non ci sono danni ai fabbricati non notevoli sulla stabilità. Altri invece avranno bisogno di alloggi perché le loro case non ci sono più. Passato questo momento dei soccorsi, chiediamo agli inquirenti, se ne sta occupando direttamente il procuratore patronaggio e questo ci rincuora, di capire quali sono state le ragioni di questa catastrofe, se poteva essere evitata, se può succedere anche altrove, è da evitare. E quindi quello a cui io penso da deputato regionale del luogo è anche al dopo i soccorsi, ha passato questo momento di lutto alla ricostruzione di quel quartiere, della scuola accanto che è stata danneggiata, e a evitare che in altre realtà siciliane possa succedere quello che è successo a Ravanusa. E quindi ci servirà uno sforzo economico enorme che noi abbiamo già chiesto con il presidente Musumeci al capo della Protezione Civile Curcio, e chiederemo a tutte le istituzioni, proprio perché la risposta deve essere concreta e deve essere forte. Io ringrazio quanti stanno dimostrando affetto alla nostra comunità, e questo è un momento in cui questo affetto riscalda i nostri cuori.